sta iniziando a piovere. Vorrei parlarvi di due o tre cosette. Non ho un argomento in questo motoblog, voglio fare un po' un riassunto di quello che sta succedendo in questi ultimi tempi. Anzi, scrivetemi, ve lo dico subito così non ve lo dimenticate. Prima cosa, seguitemi su Instagram. Seconda cosa, scrivetemi di cosa parlare nel prossimo motoblog. Innanzitutto volevo dirvi grazie a tutti, perché stiamo per arrivare a 2000 e grazie mille veramente. Siete ormai tantissimi anche su Instagram che mi scrivete. Io ho risposto sempre a tutti e nella mia possibilità spero sempre di riuscire a rispondere a tutti voi, almeno per salutarvi, per scambiarci qualche parola. Quindi ecco, se volete anche scrivermi per darmi dei consigli, scrivetemelo su Instagram, che almeno leggo tutto sicuro. Poi ragazzi, un'altra cosa che volevo spiegarvi è che, allora, ho fatto il video del tuning estetico l'ultima volta e in poche parole c'è stato un po' un putiferio, anche se in realtà erano solo due o tre commenti che mi dicevano se le prestazioni sono cambiate, perché ho venduto la Jolly è meglio, bla bla bla, ma cambia quella pancia originale. Allora, partiamo dal presupposto che la Jolly era senza lana di vetro. Per chi non ha voglia di andarsi a guardare i miei video vecchi, andateveli a guardare, che la spiego meglio, i vecchi motovlog. Allora, praticamente era senza lana di vetro e non era omologata, ok? Qua da me danno multe e fanno dei sequestri, che è facile insomma ricadere in questo. Quindi ragazzi, non sarà che mi fate la domanda perché l'hai tolta, cioè è ovvio, non voglio prendere super multe o rischiare che mi sequestrino la moto solo per avere un silenziatore che faceva un sound che faceva cagare, era senza lana di vetro. Invece quest'arro è bellissimo da vedere e ha un sound accettabile, normale, come è giusto che sia. Poi un'altra cosa ragazzi, per chi non l'avesse capito, la marmitta non è il silenziatore. Risolviamo un attimo questa questione per chi non l'avesse capito. La marmitta è l'insieme del silenziatore più la pancia, ok? Il silenziatore serve per il rumore. Silenziatore, silenzio, rumore. Senza silenziatore fate un casino bestiale, provateci. Invece col silenziatore fate un rumore più bello, comunque, perché è molto più bello, e ne fate meno. Quindi il silenziatore, con le prestazioni di come va, quanto guadagni in chilometri orari, non c'entra assolutamente nulla, ok? Silenziatore uguale suono. Lasciate perdere tutte le varie stronzate che magari sentite in giro. Se guadagnate, va bene, 0,1 cavalli, ma neanche, perché? Ditemi voi perché dovreste guadagnare cavalli. Cioè, non ha senso. È un tubo con la mitraglia e la lana di vetro. Cioè, non potete guadagnare cavalli cambiando silenziatore. È una cosa senza senso. I cavalli li dà la pancia. La pancia, ragazzi, che c'è solo nel due tempi e non nei quattro tempi. La pancia è quell'entusiasmante pezzo di... Con cosa è fatta? È una domanda. Scrivetemelo nei commenti se lo sapete. Le quattro frecce, ok. Praticamente la pancia, a seconda della sua forma, dimensione, vabbè, non sto qui a spiegarvi le varie affasature che può avere la pancia. In poche parole, voi potete avere più a lungo, più ripresa, può essere una pancia che spinge agli alti, che spinge ai bassi, eccetera eccetera. Ma che cazzo stai facendo? Ci siamo fatti valere. Dicevo, le varie pance possono avere varie caratteristiche che dipendono da tutto, dal vostro stile di guida e dal vostro budget economico. Ovviamente io, per fortuna, questa moto l'ho presa con la Jolly Moto SP111, vi ripeto, quindi non ho la pancia originale, ho la Jolly Moto SP111. Sia ben chiaro, che non voglio che qualche pirla venga a dire, come è successo in un altro video, così fai solo sound, le prestazioni non ci sono. Va bene, dai, porta qui il tuo, che non si sa neanche cos'è,
può essere un cinquantino o una moto, ma vabbè, portala qua, tu che dici che non ho prestazioni, portala qua, facciamo una gara, se hai vinto, bravo, ma bisogna vedere di quanto hai vinto e prima di tutto se hai vinto. Poi ne riparliamo, perché che la gente venga a dire così fai solo sound. E ragazzi, dovete capire che io la pancia ho su la Jolly Moto e sono il silenziatore che è la Rock. Ora abbiamo uno scooter dietro. La pancia dà le prestazioni, capitelo una volta per tutte. Il silenziatore serve al suono. Madonna, questo scooterino che ci sta dietro. Mamma mia, scooterino. Caro mio, sto andando i 45 orari, non mi sorpassi che voglio dopo risorpassarti. Ciao, cosa vuoi sotto un full original? Ragazzi, ai. Vabbè, avete capito la differenza tra pancia e silenziatore. Spero che da oggi non ci sia molto da ridire. Ah, questi. Ciao bello. Ciao Nico. Con l'arro, cazzo. Mi avete interrotto, ragazzi? Ho detto calla, però ascolta. Ah, niente, sto facendo un giretto. Ci stava lei là a parlare. Ho visto il tuo video tipo... Ma noi guanti, attenzione, sima a bordo! Che cazzo dici? Mio caro, non è vero, aspetta. Ah, tra l'altro ho perso anche il cosetto con scritto Aprilia, tipo, non c'è più. No, si è rotto. E l'ho trovato sotto qua, sotto la pancia, che era carbonizzato, tipo. Sembrava una patata fritta andata male. Non mi tolgo il casco perché ho il microfono, quindi... Ah, sì. Ah, ma vedi, hai il microfono. Ma che microfono si è preso? E cuffiette? No, con il telefono vedi. Ah, te le fichi tutte su. Allora ogni volta prendi il registrante, 1, 2. Così sembra un coglione, però vabbè. Mia mamma ha detto piuttosto ti porto in macchina e l'ho mandata a fanculo, cioè non vado in macchina. Ma infatti io non voglio andare in macchina, Dio caro. Adesso piove, ma Nicolò, ma guarda che. No! Ecco. Marco, ma cosa fai? Oh cazzo! Questo è un vero problema! Oh cazzo! Ma si è incastrato, aspetta! Si è incastrato quello lì? Ok, bene, perfetto, risolto. Adesso piccoli dettagli, lasciamo perdere. Che sarebbe la mia? Bono, ci vediamo! Oh, ci vediamo! Facciamo un piccolo sbarrone! Dai, pendala! Ho sbagliato forse ad andare via con questo aperto. Oh mio Dio. Voilà. Quindi ragazzi, vi ho spiegato un attimo un po' di robe. Avete visto che ho trovato coloro con cui facevo dei giri. Freccia ragazzi, la freccia nelle rotonde è molto importante. Quindi ragazzi, niente, ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, scrivetemi nei commenti cosa portare, che non so mai su cosa farvi questi maledetti motovlog. E voi che ve li guardate e non mi scrivete neanche cosa fare. Ma scherziamo ragazzi. Dai, forza, su Instagram abbiamo raggiunto 220. Dai, voglio che dopo questo video saliamo almeno di 5. Ok ragazzi, dai. Niente, ci vediamo, mi raccomando lasciate like, iscrivetevi, condividete il video e noi ci ribecchiamo con il prossimo video che arriverà molto presto.